Maria Grazia Campa, presidente dell'AIAS Teresa Baiano, oggi pomeriggio un incontro nell'aula consiliare del comune di Quarto per informare rispetto a un progetto che l'AIAS porta avanti già da diversi anni e che avvicina i ragazzi disabili ad uno sport apparentemente complicato ma estremamente piacevole come la vela. Sì, ormai sono 2 anni che noi collaboriamo con l'associazione SD Paypool Sport che si occupa da molto più tempo di noi del progetto della vela e ci siamo ritrovati a scoprire un mondo completamente nuovo e molto affascinante soprattutto per i nostri ragazzi che all'inizio apparivano un po' ansiosi ma prima tra tutti eravamo noi volontari ad essere timorosi insomma, di quello che potesse accadere. Invece i ragazzi hanno dato la forza a noi di poter vivere il mare in una maniera diversa. Hanno vissuto l'esperienza in maniera molto naturale, se ne sono rientrati rafforzati con un'autostima cresciuta e con una sensazione di libertà che non avevano mai provato prima. Quindi questa era stata l'idea per cui noi avevamo coinvolto insomma, tutto il territorio proprio per offrire questa opportunità a tutti i ragazzi disabili tra i 14 e i 35 anni che potessero insomma, vivere anche loro questa opportunità. Castrese e Titina sono due dei ragazzi che hanno già sperimentato la vela negli anni passati. Com'è stato? Che emozioni si prova? Bene, bene, tutto bene. Questa è la seconda volta che sono andata alla Bacca a Vela. Sono stata molto contenta. Non ho fatto come noi, la prima volta che sono andata stava troppo tesa. No. Quest'anno sono stata molto calma, sono andata sulla Dream, tranquilla, a fare i scettici, cose della vela, cose con i fili, con le cime, ho messo sempre il cappello in testa. Cosa c'è di difficile in questo sport? Allora, io personalmente di Venzo che l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno non ho partecipato, però dico che comunque ci tengo a dire che l'anno scorso, 2 anni fa che l'ho fatto, mi è stata una bella esperienza, al di là di tutto, però avevo molte preoccupazioni. Mi ritrovai nella barca, in alta marena, in mezzo a mare, e avevo un po' paura perché comunque cioè, ti ritrovi a fare una cosa, è una bellissima cosa, ripeto, però comunque mi ritrovo in un posto nuovo. La dottoressa Alessandra Legittimo è la psicologa del centro AIAS Teresa Baiano. Dottoressa, quali benefici hanno trovato questi ragazzi praticando questo sport un po' sui generis? Allora, sicuramente parliamo di un'esperienza che agisce su una molteplicità di livelli rispetto al carattere, alla personalità e sicuramente si agisce su un incremento dell'autostima, della consapevolezza e sulla capacità poi di superare i limiti e hanno comunque fatto un'esperienza attraverso la quale hanno sperimentato veramente se stessi, riuscendo ad andare al di là della propria disabilità.